non è stato fatto niente di quello che oggi noi chiamiamo un'indagine minimamente da polizia scientifica, non per cattiva volontà, proprio io credo che non avessero la cultura di polizia, forse neanche i mezzi. A parte essere stati tutti noi cronisti sulle scene dei delitti, ma vorrei ricordare una cosa che è significativa ed emblematica. Non è mai stato preso il gruppo sanguigno di una vittima. Basti dire questo per capire come sono state fatte le indagini. Come si è immaginato, come si immagina questo individuo, questo omicida, come se l'è immaginato, che persona? Io penso che rispondo con le parole di un sardo che fu arrestato come mostro, che alla sua scarcerazione gli posi questa stessa domanda e che secondo me lui sapeva chi era il mostro e mi rispose così, detto da un sardo ignorante, eccetera, è abbastanza sorprendente. È qualcuno che sa ben muoversi in campagna di notte, qualcuno che sa ben usare il coltello, ma soprattutto è qualcuno che da piccolo ha molto sofferto.